Ragazzi, benvenuti su Gastrium Drums. Oggi voglio parlarvi di un aspetto fighissimo, secondo me, del playing di Gavin Harrison, che deriva un po' da quello di Billy Cobham in realtà, ma voglio spiegarvi come lui riesce a creare dei feel super interessanti e più che altro diversi da tutti gli altri. Quindi vi voglio spiegare un po' di esercizietti che mi sono fatto io pian pianino, andando avanti, cercando di fare cose sempre più difficili, sempre più musicali, sempre più particolari, e quindi voglio appunto farvi vedere questa cosa. Ho una batteria che ho già recensito, eccetera, trovate tutto il video, in qualche video prima di questo, perché ho 3 tom, 2 timpani, rullante cassa, e quindi ho praticamente il set di Gavin Harrison come tom. Poi lui ha dei piatti in più, ma in questo video non ci serviranno tanto i piatti. Quindi, con questo direi che possiamo partire. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, così mi supportate, di farmi sapere sotto nei commenti un po' che cosa ne pensate di questi video, ovviamente quando finirete di vedere il video, adesso ancora non lo potete dire, e lasciate un like e io mando la sigla. Quindi partiamo subito. Come funziona questo tipo di esercizio, questo tipo di sonorità? Allora, in pratica, pensiamo tutto a colpi singoli, quindi destra-sinistra, 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 e andiamo a creare dei percorsi per mano sinistra e mano destra, percorsi tra i tom, un po' come fossero delle frecce che la mano sinistra e la mano destra devono seguire. Per farlo vi faccio subito un esempio abbastanza semplice, cioè la mano sinistra suona rullante, tom 2, tom 1 e poi torna rullante, quindi fa questo movimento qua, mentre la destra suona rullante, tom 2, tom 3, quindi va al contrario di quello che faceva la mano sinistra prima e poi torna rullante. Quindi è un percorso da 3 colpi in pratica. La cosa che dovremo fare sarà quella di fare questi percorsi insieme tra mano destra e mano sinistra a singoli, quindi sentite che sonorità strana, più che altro perché la sinistra va in senso antiorario, è una cosa che non si fa praticamente mai, ma Gavin Harrison la fa spessissimo e questo rende già il suo suono, i suoi feel, il suo fraseggio molto particolare. Possiamo ad esempio decidere di crearci dei percorsi diversi, facciamo sempre percorsi da 3 note, quindi ad esempio manteniamo la sinistra uguale, ma la destra adesso farà rullante, timpano 1, tom 3. E questo non saranno i nostri feel, ma incominciamo a sentire delle sonorità particolari. Sentite, adesso ho tenuto sempre costante la mano sinistra, che ovviamente va un po' più verso la parte sinistra del set, perché sennò mi incasino se vado a suonare i timpani con la sinistra, poi la destra non riesce a suonare, e ho spostato invece la mano destra, ma mantenendo sempre gruppi di 3 note, diciamo, percorsi da 3 note. Se io invece, ad esempio, vado a continuare a fare il mio percorso da 3 note, tra rullante, tom 2, tom 3, rullante, tom 2, tom 3 con la mano destra, e con la sinistra faccio solo un percorso da 2 note, rullante tom 1, rullante tom 1, si creeranno delle cose molto più malate, molto più strane, sentite. In questo caso la melodia non è sempre la stessa, prima con i gruppi da 3 era sempre la stessa. Adesso cambia perché uno ovviamente va a fare solo 2 note, l'altro ne fa 3. Quindi
provate a sperimentare un po' e poi incominciate a modificare i gruppi. Quindi potete fare 2 con la mano sinistra e 3 con la mano destra, come ho fatto in questo caso, anche modificando, ad esempio, facendo tom 1, tom 2 con la mano sinistra, rullante, timpano 1, timpano 2 con la mano destra. Oppure, andando avanti, ovviamente più note mettete, più sono grandi i gruppi e più diventa difficile. Proviamo ad esempio a fare un gruppo da 3, il solito, rullante, tom 1, tom 2 con la mano sinistra, e un gruppo da 4 con la mano destra, quindi rullante, tom 3, timpano 1, timpano 2. Oppure tutto in senso antiorario, ad esempio. Provate a sperimentare un po', potete andare avanti quanto volete, ad esempio, che ne so, gruppo da 2 con la mano sinistra e gruppo da 1, 2, 3, 4, 5, 6 con... no, 1, 2, 3, 4, sì, 6, con la mano destra. Antiorario? E così via. Come vedete, si creano proprio cose strane. Super super divertente, super difficile, perché questo aumenta tantissimo sicuramente la nostra coordinazione e più che altro ci fa scoprire appunto cose nuove e ci fa muovere tanto, quindi anche la tecnica. Cioè nel momento in cui fate... è una figata, perché vedete proprio che le vostre mani vanno e voi dite dove cavolo sono, cosa sta succedendo. Oltre a questo, ovviamente, poi potete crearvi le vostre applicazioni, quindi usare ad esempio i piatti. Oppure il ride. Vedete, questa è una cosa musicale, ad esempio, che non so cosa sia. Non riesco più a farla. Questo è un film fighissimo, 2 con la mano sinistra, rullante Charleston, 4 con la mano sinistra, rullante, tom 2, campana del ride, timpano. Quindi, figata. Oltre a questo, un'altra applicazione potrebbe essere quella di mettere un colpo di cassa ogni colpo di mano, quindi... ma stavolta utilizzando i nostri percorsi. Quindi proviamo il percorso 3, sia di destra sia di sinistra iniziale. Oppure proviamo l'ultimo con Charleston e Ride. Non è male, non è male, molto particolare, ma non è niente male. Quindi, questo per dirvi di sperimentare con queste cose e poi vedrete che pian pianino vi verranno in mente alcune cose, alcuni percorsi che magari neanche vi accorgerete e magari neanche userete solo singoli, perché vi ritroverete a fare...
sono tutte cose strane, adesso l'ultimo non ne ho neanche a tempo, ma vedete che ad esempio io qui ho usato dullante timpano e basta con la mia mano destra, e con la sinistra facevo sempre dullante tom 2 tom 1. Ma con alcuni doppi colpi con la mano destra, alcune cose un po' diverse dal solito, alcuni colpi anche con la mano sinistra. Quindi sperimentate, provateci. Spero questo video vi sia stato utile per cercare di avvicinarvi un po' al playing di Gavin Harrison, ma soprattutto per cercare di creare qualcosa di veramente diverso dal solito. Quindi non le solite robe che papà pu, ma qualcosa che non sia la solita roba, appunto. Io con questo vi ringrazio per essere arrivati fin qua, mettetelo adesso un like se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete altre idee, altre applicazioni, se lo usavate già, se non lo usavate. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!